vorrete. Noi vendiamo dei vasi al solo costo di 3. Insomma, c'è sempre l'impegno dei ragazzi che alla fine danno il meglio. I ragazzi credono, cioè all'inizio sembra che abbiano difficoltà ad entrare, invece poi lo fanno veramente con tanta passione. E questo per me è una grande gratificazione, perché sono dei piccoli segni per loro, affinché possiamo tornare alle tradizioni, tornare al Signore, ecco, perché è una generazione che non crede più, e questi sono momenti importanti per noi docenti e soprattutto per i ragazzi. Però vi sono due segni. Io partirei prima dalla frase di Papa Francesco e poi dalla presenza di Francesco d'Assisi, il santo con le stimme. Esatto, noi abbiamo voluto anche riproporre questa immagine importantissima da San Francesco d'Assisi, l'abbiamo messa all'interno della grotta, proprio perché quest'anno sono 800 anni del presepe di Greccio. San Francesco ha voluto fortemente il presepe, e quindi questo è il segno della più grande umiltà. E come dice appunto Papa Francesco, questo Dio che si abbassa proprio alla piccolezza dell'uomo attraverso il simbolo di questo bambino. Io direi che per descrivere questo presepe bisognerebbe partire proprio da San Francesco d'Assisi. Sì, dalla semplicità, dalla povertà, dall'umiltà di quel presepe, il primo presepe vivente che è stato richiamato proprio per riprendere un po' la riapertura dei vari presepi viventi. Il nostro si ispira a quella semplicità e con la stessa semplicità vuole riproporre un messaggio che è quello di pace, pace di cui abbiamo bisogno, un forte bisogno, e un messaggio corale da parte di tutta la comunità del Liceo Classico Pitagora, soprattutto da parte dei ragazzi che in più occasioni si sono soffermati sul dolore che in questo momento vivono i luoghi in cui c'è guerra, in cui c'è distruzione, in cui c'è morte, e forse anche per questo hanno scelto di contribuire attivamente e con grande partecipazione alla realizzazione di questo presepe, che è un po' una tradizione ormai per il liceo, che ha la sua terza edizione da quando ci sono io, ma prima della parentesi Covid. È stato un processo molto semplice, e questi li abbiamo fatti su misura dalla sarta, e con questo noi vogliamo rappresentare il Natale, la nascita di Gesù, ma soprattutto tutte quelle famiglie che purtroppo non possono festeggiarlo. Soprattutto, come ogni anno, noi organizziamo con molta cura tutto il, come potete vedere, tutta la scena con le varie postazioni, tutto organizzato con cura, perché ci piace seguire questa tradizione. Infatti noi da 5 anni, visto che questo è l'ultimo, ci teniamo a partecipare a questa tradizione della nostra scuola. Come vi siete preparati a questa esperienza? Beh, innanzitutto la professoressa coordinatrice di questo evento, la docente Antonella Infante, si è occupata di organizzare lo spazio di lavoro, il giardino antistante la palestra del nostro liceo, e ha chiesto anche da parte nostra una mano per le attrezzature di tutte le varie specializzazioni dei mestieri, e noi abbiamo dato il nostro contributo per questa giusta causa, perché evento di grandissimo valore, riprendendo tutte le tradizioni, tutti gli usi delle antiche civiltà, e anche riprendendo la nostra venerazione verso la nascita di Gesù Cristo, sì.